la parola significa sapere fare scelta, che fiori, diciamo, so che però lui è molto attento a queste cose, perciò ho lasciato la parola a lui. Buonasera, generalmente vi utilizzano o per quando bisogna fare un convegno all'inizio per raccogliere gente oppure alla fine. Però io purtroppo ho un problema adesso, perché il sindaco di Dialesia mi ha detto se ce la fai in 2 minuti ti offro la cena. Siccome non ho mangiato, opto per i 2 minuti e facciamo una cena. Dunque la sintesi. Se dovessi fare la sintesi, direi quello che ho detto l'altra sera con Sciarpi: da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Ecco. E questa lezione noi amministratori ormai l'abbiamo capita bene. Non è una scelta politica che facciamo, ma una necessità. Lo abbiamo capito bene. Tant'è, caro Iverini, ci stiamo attrezzando da tutte le parti. Ecco, a cominciare dalla raccolta dei rifiuti, che ormai stiamo facendo insieme, all'efficientamento energetico, sono tutti progetti che ormai dobbiamo fare insieme. Al progetto ambizioso, questo che stiamo portando avanti, con Floriano Panza e altro, nomina UNESCO, è sicuramente un progetto molto ambizioso. Se uno non ha un po' di fantasia, un po' di ambizione, evidentemente non va da nessuna parte. Ma ritornando al nostro tema di stasera, ecco, vedete, cultura, effettivamente vengono fuori delle cose importanti, e poi cultura e territorio. Ne abbiamo già parlato altre volte, stasera lo ribadisco, ci dobbiamo mettere insieme ufficialmente, noi sindaci, assessori alla cultura, eccetera, per creare un organismo sovracomunale, così come stiamo facendo per le altre cose, per creare questa rete, ma ufficiale di cultura. Ben vengono tutte le iniziative, questa di stasera è encomiabile, quella di tante che si fanno a Talese, a Castelbello, eccetera. Pensate, in un solo mese abbiamo presentato 10 libri a Castelbello, la vendemmia dei libri. Ma queste iniziative non devono rimanere isolate, dobbiamo ufficializzarle. Ecco, dobbiamo impegnarci, anche a cacciare qualche soldino. Detto con tutta franchezza, e l'ho fatto pure a Castelbello, utilizziamo qualche soldino in meno per l'illuminazione, per altre cose che vanno e vengono, ma utilizziamole sulla cultura. Guardate, sono soldi investiti bene, non dico spesi bene, ma detto che basta, cerco di fare questo, perché se no la Cina già mangio perso l'anno passato. Detto questo, un riferimento soltanto al libro stasera. Dicevo a Plinio il Vecchio, che è poi il mio maestro, ognuno c'ha i suoi, non c'è nessun libro talmente cattivo che non meriti una qualche attenzione. A prescindere dal fatto che questo libro, che all'inizio mi sembrava pesante e pedante, perché ho seguito Mirella nella traduzione, eccetera. Bene, poi mi sono reso conto che questo è eccezionale, questo libro, perché al di là della traduzione, al di là del fatto squisitamente culturale, di erudizione, di latino, eccetera, no, io pensavo, e pensateci pure voi, quando lei ha parlato di coloro che vendevano la nubilla perché pescavano la nubilla, io mi sono immaginato il territorio di Talese come era allora, perché c'era evidentemente la possibilità di trovare le nubille, dunque doveva essere una zona più fresca, più paludosa, più cosa. E ho immaginato quando lei mi diceva si portava il vino a Talese, allora ho pensato, evidentemente a Talese non si vendemmiava, non si coltivava la vite, ma a Pugliano o a Salerno si faceva, in altre zone si faceva e probabilmente in altre zone di Castelvenere non si faceva. Voglio dire, se uno guarda quel libro soltanto con, dice, vabbè, rosa rosa, è un conto. Se invece va a vedere con occhio diverso, ecco, come diceva Cesare Pavese, quel libro, ci si rende conto che la cultura poi è un'altra cosa. Lo sono mangiato pure il primo e concludo. No, aspetta, perlomeno e concludo di
dicendo questo, vedete, si è parlato molto di territorio di alta velocità. Bene, che un treno passi a 100 km orari o 200 non me ne fotte più di tanto, ma io devo intercettare quel treno, voglio dire, la cultura, il territorio, certo, noi abbiamo un bel territorio, abbiamo una grande cultura, ma dobbiamo mettere la cultura. Mi è piaciuto uno che ha parlato prima, Nino Lombardi, delle infrastrutture. È inutile pensare a fare chissà che. Noi dobbiamo utilizzare ciò che abbiamo, utilizzarlo bene, dunque il territorio. Ma il territorio, attenzione, non va valorizzato perché Telese c'è il lago, Castelvetere, Migneti, quanto sia San Pramonte, chissà che. Ma dobbiamo coltivarlo questo territorio con la cultura, quella vera, perché solo così lo valorizziamo, perché se pensiamo di valorizzare il territorio come cartolina non andiamo da nessuna parte. E caro imprenditore illuminato, io ti sto seguendo da parecchio e ti ringrazio a nome di tutti, perché tu veramente stai dando molto del tuo a favore di questo territorio. Stai facendo tanto, ti voglio ringraziare, anzi vorrei che facessi un applauso. Non per essere stato nominato presidente va benissimo, ma veramente per quello che stai facendo. Detto questo, cari sindaci, attrezziamoci per allargare questa città, non lo so come si chiamerà, ma lo dobbiamo fare. Scusate se insisto sempre, la cultura quella vera. Gli imprenditori che ci stanno ci diano una mano, a tutti gli altri sopportateci quando siamo lì. Grazie. Senta, che c'è? Un mio auguri per Capodanno. Grazie a Mario, auguri a tutti ovviamente.